vile attentato quest'oggi a Brindisi, alla scuola Falcone Morvillo, dove purtroppo ha trovato la morte una studentessa, una giovane studentessa, e un'altra versa in gravi condizioni. La città di Siracusa si stringe attorno a tutti gli abitanti di Brindisi in questo dolore, e proprio per esprimere le proprie sensazioni si sono ritrovati in piazza Archimede, proprio qui vicino alla prefettura, per appunto manifestare il dolore e le emozioni che si provano in un momento in cui, come ha già puntualizzato qualcuno, la democrazia ha perso qualcosa. I fatti del genere insegnano che purtroppo non si può mai essere certi di avere sempre combattuto tutto quello che c'era da combattere, e quindi ci insegna che la guardia non va messa giù, che la legalità si fa, come è stato detto poco fa dalla signora che ha preso la parola, 365 giorni all'anno, e forse non è casuale che sia stata colpita una scuola dove probabilmente la legalità è diventata oggi una vera materia di insegnamento, e su questi ragazzi ha forse una presa che speriamo sia fruttifera nel futuro. Un po' anche una richiesta da parte della cittadinanza di una maggiore presenza dello Stato, e anche l'essere qui davanti alla prefettura? Ma certamente, voglio dire, lo Stato viene invocato sempre, qualche volta a torto, qualche volta a ragione, ma comunque è giusto che sia così, anche se poi qualcuno si lamenta quando lo Stato è troppo presente, perché poi lo Stato è anche quello che reprime gli aspetti criminali. Lo Stato è giusto che venisse chiesto. Io, che lo rappresento in questa provincia, ho ritenuto di scendere a questo sit-in assieme ai colleghi che oggi pomeriggio erano qui al lavoro per garantire lo svolgimento delle elezioni, e naturalmente l'impegno nostro è quello quotidiano di mantenere questa attenzione. Personalmente, nel fare il mio mestiere, personalmente provo a spendermi quanto più è possibile nelle scuole. Proprio, guarda caso, l'altro giorno eravamo col procuratore Salvi, con tutti i docenti che fanno i percorsi di legalità, e gli studenti, perché sono fermamente e personalmente convinto che sia una via da perseguire. Mirella Bela, voi siete qui e siete tra i promotori di questo, chiamiamolo, incontro. In questi casi si fa fatica a trovare le parole per testimoniare che cosa. Intanto, voi chi rappresentate? Noi qui oggi siamo in veste proprio di cittadini siracusani che volevano dare la propria presenza, perché non passi inosservata questo tremendo episodio che è avvenuto, che ha praticamente visto, oltre che una vittima, attaccato la scuola, che è un posto dove i nostri figli dovrebbero trovare sicurezza. È un vile attentato. Noi siamo venuti predisponendo un mazzo di fiori e vogliamo dire solo e chiedere a chi di competenza di fermare la violenza. Ma credo che in questi momenti la presenza e il silenzio, come dire, sia la testimonianza più importante. Le presenze qui di giovani, meno giovani, di tutti noi come semplici cittadini, credo che sia la testimonianza più giusta verso un dolore che è di tutto il paese. Insomma, io credo che quello che è avvenuto proprio oggi è una crudeltà inaudita che colpisce appunto una scuola e una persona, una ragazza che provava a crearsi un futuro e dentro appunto un'istituzione che è il simbolo della legalità. Ecco, noi vogliamo combattere questo tipo di recrudescenze di criminalità, e credo che oggi la testimonianza qui proprio in prefettura vuole significare questo. C'è una grande preoccupazione per quello che sta avvenendo, poi saranno gli inquirenti, la magistratura a stabilire, speriamo nel più breve tempo possibile, la matrice di questo attentato vile che mette in discussione la coesione sociale, le condizioni della democrazia, della civile convivenza nel nostro paese. Ma ci sono due aspetti che per me sono ancora più inquietanti e più insidiosi. La prima è che viene colpita una scuola, la seconda è che si colpiscono i giovani.
le nuove generazioni. Sono due segnali brutti, come se la scuola, che è un presidio di legalità e che educa i giovani alla cultura della legalità, venga considerato dalla criminalità l'ostacolo da battere. E quindi io sento il dovere, la responsabilità in questo momento di dare un messaggio che è quello di provare a proteggere la scuola italiana e di provare a stare vicino ai giovani che da questa vicenda possono uscire drammaticamente compromessi nella loro voglia di partecipare alla vita politica, alla vita sociale di questo paese, e possono fare un passo indietro rispetto invece alla esigenza che c'è in questo paese del rinnovamento, del ringiovanimento, del cambio generazionale di cui c'è bisogno. Anche il mondo del lavoro è chiamato in ballo naturalmente, e su questo a 360 gradi coinvolta anche in questo caso in rappresentanza di Confagricoltura, una testimonianza che deve andare naturalmente verso la legalità. Guardi, quello che è successo oggi è inaudito, pensare che una mente lo possa immaginare. Un attentato di questo genere sicuramente ha colpito ogni parte d'Italia. Brindisi, penso che ormai tutti ci possiamo definire cittadini di Brindisi. Colpire una scuola è sconcertante. Io oggi ero in campagna, lavoravamo, ci siamo fermati proprio non credendo a quello che ascoltavamo alla radio. Cioè, è impressionante, guardi, non riesco a immaginare quale mente malata abbia potuto pensare a una cosa di questo tipo, e se mai abbia un disegno veramente criminale di questo genere qui, va assolutamente combattuta. Confidiamo nel lavoro straordinario delle forze dell'ordine, e la Puglia ha dei grandissimi operatori delle forze dell'ordine, riusciranno a trovarli in brevissimo tempo. Non riesco a immaginare come si può arrivare a tanto.